Roberto Amoroso, direttore creativo, parliamo ancora di Gomorra, un riconoscimento molto importante mi pare qui in Eutelsat TV Awards questa sera. Sì, è una grande, grandissima soddisfazione ed è un riconoscimento per tutto il lavoro fatto, quindi è una cosa che ci riempie il cuore. E fare il direttore creativo di una operazione così complessa e difficile per alcuni versi come Gomorra pone qualche problema a chi guarda le cose dall'esterno. Nella fase, diciamo, di messa in opera dell'intera iniziativa avete avuto dei dubbi, delle perplessità, avete avuto il timore di fare qualche scelta sbagliata? Beh, all'inizio, come dire, quello che era la nostra ambizione era quella di mettere insieme un certo tipo di realismo che è una grande tradizione in Italia, pensiamo a Pasolini, pensiamo a Rossellini e a tutto quel cinema neorealista che sempre si cita, e invece riuscire a coniugarlo con una narrazione completamente contemporanea che è quella delle grandi serie americane. Ovviamente questa era una sfida straordinaria che per molto tempo è stata solo sulla carta, quindi ci siamo spesso chiesti se questa era una cosa giusta da fare e se era il giusto modo di interpretare il libro di Saviano. E quindi prima del primo giorno di riprese mi sono fatto un po' il segno della croce, nel senso chissà se tutta questa cosa, tutto questo pensiero che abbiamo fatto in effetti funziona, e poi devo dire che in effetti ha funzionato e quindi è una grande soddisfazione. Beh, avevate alle spalle il libro di Saviano e poi il grande successo del film, ma il fatto di ripetere anche nella serie l'uso di attori non professionisti è stata una vocazione di ricerca di legami forti con il territorio? Beh, diciamo, ogni volta che noi facciamo una produzione noi cerchiamo sempre di individuare qual è la giusta filosofia di cast per il progetto che stiamo facendo. Nel caso di In Treatment abbiamo scelto un cast di All Star o di Mostri Sacri addirittura, come nella seconda stagione. Nel caso di Gomorra ci sembrava giusto scegliere tutti attori dal territorio, quindi non attori che avessero un nome, ma attori che avessero un fortissimo legame con quel territorio così difficile che stavamo raccontando. E quindi siamo andati nei teatri, siamo andati dai casting, ma siamo anche andati nelle strade, quindi non l'abbiamo fatto con un'idea precisa in testa, siamo andati in maniera molto agnostica a cercare le persone migliori per interpretare il ruolo migliore.